E allora, primo piano Anna, Carmine di Quinta, take 2, azione. È stata una bella soddisfazione, una bella sorpresa, perché ci aspettavamo che muovesse un po' di numeri, ma non che facesse questo botto. Raccontaci un po'. Siamo contenti di essere qui alla Tana del Coniglio all'Ischitana, dell'ineffabile Raffaele, insieme al, quando sono Bonnie e Clyde, il gatto e la volpe, Giuliano, perché ci hanno dato la possibilità, insomma, di creare un evento storico, diciamo, del 2019-2020 a livello di marketing, perché avevo ogni video a più o meno ha totalizzato intorno ai 20 milioni di visualizzazioni, che i miei concorrenti li vedono col binocolo. Dici, ma che sei presuntuoso? Sì. L'attrice feticcio di Officine Video. Cioè, praticamente, lei, io sono per lei quello che Tim Burton è per Johnny Depp. Lei assomiglia anche un po' a Johnny Depp. Sono degli incontri che sono fortunati. Devo dire solo questo. Qualcuno ha scritto: aspetto il terzo episodio più della terza stagione della Casa dei Papel. E qual è il problema, frate? T'hanno accontentato e noi ti aspettiamo sotto quest'altro video. Ha scatenato un sacco di dibattiti, un sacco di persone che commentano su chi ha ragione tra la cassiera e la donna in carriera. E tu che fai nella vita? Io faccio la cassiera in un supermercato da un mese. Se Carmine fa bene a mentire o non fa bene a non mentire. E nell'ultimo video, il colpo di scena finale emozionerà tantissimo il pubblico. Totale di tutta l'azione, take one, azione. Vabbè, dai, non stop. Raffa! Sono io? No, ma questo dobbiamo fare come la prima, questa sera. Ai Caraibi, voglio girare in una macchina come si deve e non su quel. Nel senso, dopo amore, attacca direttamente la torre. Vieni di più. Allora, analogo. Azione. Allora, totale tutta l'azione, take 3. Azione. Amore, ma non c'è bisogno che stai così in ansia. Vabbè, rifai da capo che si vorrebbe proprio, Vabbè, dai, è normale essere un po' preoccupati quando si deve conoscere il ragazzo, il fidanzato. Sì? Mi hanno fermato mia zia. Cioè, ti hanno fermato? Ti prego, scusate, tu sei quella della Tana del Coniglio all'Ischitana. Perché io non sono ricco, eppure sai perfettamente quali sono i miei soldi, no? Papà? Papà? Lei è Anna. Anna, papà. Anna, che piacere conoscerti. Carmine mi ha parlato talmente tanto di te. In realtà io sono Clark Kent. Adesso sono Superman. Adesso sono Clark Kent. Adesso sono Batman. Ha sentito lei? Se io ho sentito. Lei l'ha sentito. Chi l'ha detto? Lei l'ha sentito. L'ha detto? L'ha detto lui, però l'ha sentito lei. Io faccio questi backstage soltanto per far perdere tempo a Mauro. Che poi dovrà trovare l'unico momento. Esatto, l'unico momento intelligente. L'unico momento perché è una voglia di ginocchio. Comunque volevo a nuovo ricordare che sia il cast tecnico che il cast artistico verrà rinnovato completamente. Carmine è così come lo vedete, è genuino, genuino. È una persona che... Sapete qual è il vero problema? È che comunque una volta che tu fai lo sbaglio il primo episodio... Poi sei costretto. Lo devi... No, bravissimo. Lei è il capomastro. Sì. Falegname da piccolo. Cosa si prova ad essere sul set? Perché l'ho vista spesso a fare dei piccoli camei. Sì, a parte la battuta storica con Cappotto che ormai sta sulle labbra di tutti. Dottoressa! Sì? Cappotto! A 50 anni diventare un piccolo attore è stata una bella, bella soddisfazione. Sai che significa fumare in faccia a qualcuno? Che significa? Tutto sommato, tu sei ricco, tuo padre è ricchissimo. Quando ti fa vedere i 150.000 euro, lo ringrazi, ma non è che un povero, capito? Ma dai, è come dire, ma dai papà, ma sei un po' esagerato, però tutto sommato... Preso dallo shock della notizia, ho sbagliato a compilarlo.
Questo è il giusto regalo per il piccolo. Grazie, papà. Ognuno si fa la sua opinione su Carmine, basti pensare che è comunque un ragazzo in buona fede, quindi non c'è malizia in lui, è solamente un ragazzo che fa delle scelte come le farebbe qualsiasi ragazzo giovane con i soldi. Ma francamente a me piacciono le cose semplici, un po' come le mie magliette scolorite o girare con i miei amici sfigati di sempre. Nessuno ha commentato male su Carmine. No, hanno commentato su Carmine, hanno commentato male sull'attore. Anche sull'attore. Abbiamo avuto un unplanned di successo. Però abbiamo avuto anche un risvolto positivo, no? C'è stato un risvolto positivo. Anche se Carmine è molto più gettonato di me, perché tutta Italia mi chiede il suo numero di telefono. Ma io so come gira il mondo. E di ragazze che cercano di mettere le mani su patrimoni importanti ne conosco a dozzine. E di ragazze che cercano di mettere le mani su ma perché dico proprietà? Vorresti imparare tutto sul videomaking, saper gestire da vero professionista attrezzature, tecniche di riprese, regia, montaggio per realizzare webserie, spot, videoclip di successo? Sono Mauro Casotti, filmmaker professionista, e ho creato Professione Videomaker, una community dove scambiare idee, esperienze e consigli. E sto per lanciare il videocorso italiano di videomaking. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista.